Ciao, buongiorno a tutti. Ci siamo, prima prova del campionato italiano tricolore. La location è Città di Castello, circuito della Trogna, terra umbra per questo primo appuntamento della stagione Quad Cross e Sidecar Cross. Tutto è pronto, un clima primaverile, quello che ci accompagna in questo primo mattino. Naturalmente la posta in palio è alta, siamo alla prima prova, vietato sbagliare come diciamo sempre noi. Che dire? Chi è qua si godrà un fantastico spettacolo offerto sicuramente dalle derapate ipercontrollate della Quad e della Sidecar Cross. Chi non è qua ci seguirà nei prossimi giorni con le immagini di FX Action. Ciao a tutti, buona visione! Sì, vabbè, il pronostico non era proprio questo perché c'erano i favoriti, il campione italiano in carica, c'era Fontanazzi che comunque sia un bel avversario, ma io mi sono preparato bene tutto l'inverno, ci stiamo allenando bene con Simone Mastronardi la domenica e il sabato, quindi stiamo facendo un bell'allenamento. Stamattina è andato bene subito con la pole, poi concentrazione al massimo, lo scatto della prima manche, sono uscito secondo, ma subito dopo il primo giro sono riuscito a passare Gigli e a portare fino in fondo la vittoria. In seconda manche, diciamo riepilogo con Casalini che è partito in testa, subito dietro io, ma poi al secondo giro sono passato e è andata bene, tutto bene, è finito bene.
Diciamo che era iniziata male fin da ieri, dove durante le prove libere ho riportato la rottura di un dito del piede. Però poi con molta pazienza e tranquillità siamo riusciti a rimontare in sella. E volevo ricordare che nell'anno 87 c'era già una coppia, la Sagna Mencaroni, che erano i nostri padri. E quindi dopo 30 anni siamo tornati noi, ci siamo ripetuti e abbiamo vinto. Siamo veramente felici. Grazie.
Poteva andare meglio, però questa gara ci serviva per capire a che punto siamo arrivati sia con l'allenamento che con lo sviluppo del mezzo. E sì, poteva andare meglio, magari anche oltre la top 10 arriviamo a podio, sarebbe ancora meglio. Comunque sì, la prossima speriamo vada meglio. È andato tutto benissimo, sono riuscito a conquistare la pole position fin dalle qualifiche e purtroppo quest'inverno ho avuto dei problemi fisici, sono stato sottoposto ad un'operazione che mi ha fatto allenare poco, quindi sono arrivato qua un po' così, un po' diciamo un po' indietro, però devo dire che comunque sono riuscito a tenere bene, anche la prima manche sono partito in testa, ho fatto il mio ritmo e sono riuscito a vincere. Così come la seconda e la super campione, quindi sono super contento per aver portato a casa il bottino pieno e ringrazio tutti i miei sponsor e tutta la mia famiglia per rendere possibile tutto questo.